Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi giriamo un video molto 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 speciale perché andiamo a ricreare insieme uno dei look della Fashion Week di quest'anno, in particolar modo indossato da Gigi Hadid, che è questa linea grafica di eyeliner molto particolare. Adesso vi farò vedere poi tutto quello che andremo ad utilizzare. Vi metto qualche foto esplicativa per farvi un po' capire il look e iniziamo subito. Purtroppo in comune con Gigi Hadid ho soltanto lo pseudo colore dei capelli, che almeno il biondo c'è. Per il resto ci andremo a lavorare step by step. Infatti allora, io ho già preparato la mia pelle con una crema idratante molto semplice. Prossimo step, vado ad applicare il fondotinta. Utilizzo questo qui, è il Superstay 24 Hour Full Coverage Foundation. Trovate tutti i link dei prodotti qua sotto come sempre. La mia tonalità è la 03 True Ivory. Potete utilizzare una spugnetta, un pennello, come vi trovate meglio. Io ad esempio prima vado con un pochino di pennello e poi con la spugnetta correggo. Come correttore utilizzo uno dei miei preferiti di sempre, questo qui è il Cancellata, in due colorazioni diverse. Utilizzo l'Ivory e il Light. Con la colorazione Light, che è leggermente più scura e anche un pochino più gialla, cerco di camuffare la zona scura dell'occhiaia, mentre poi con l'altro vado ad illuminare. Quando siete soddisfatti con la vostra base, andiamo a fissare il tutto con la cipria. Io uso questa qui della linea Fit Me, che è una delle mie preferite, anche questa. Colorazione 105. Per quanto riguarda le sopracciglia invece, lei porta le sue classiche naturali, visto che le ha molto più folte delle mie, diciamo pettinate all'in su come va tanto di moda adesso. Quindi io cerco di ricreare quell'effetto lì, mi aiuto con la Brow Satin, che è la matita sopracciglia, che da una parte ha lamina estraibile automatica e dall'altra parte ha una spugnetta imbevuta di ombretto che, come vedete, va a dare questo effetto sfumato. Fatto questo, siamo pronti al nostro pezzo forte, cioè l'eyeliner. Come vedete, in queste due foto ci sono due versioni diverse, una bianca e una nera. Noi andremo a fare quello nero con labbra più scure e per fare ciò il mio alleato sarà il Tattoo Liner. Questo è nel colore black, appunto, come abbiamo detto. Si presenta in questo modo ed è un eyeliner con applicatore in feltro, super super liquido, vi permette di fare praticamente tutto ciò che volete e vi faccio vedere proprio come fare adesso delle linee grafiche precisissime. Ecco qui il look eyeliner che andremo a riprodurre adesso su quest'altro occhio. Munitevi sempre di un cotton fioc, se possibile quelli a punta. Per concludere il look occhi utilizzo il mascara Colossal. Per le labbra sono molto indecisa tra queste due. Questa qui sul vinaccia è il colore 65, mentre il rosso è il 50. In realtà ci starebbero bene tutti e due, ma penso che per oggi, per avvicinarmi a quello che ho lei nella foto, utilizzerò il rosso. Ed eccomi qui con il look terminato. Ho fatto un'acconciatura anche simile a quella che ha lei, uno chignon tutto tirato con dei diciamo ciuffettini che fuoriescono. Vi faccio vedere meglio il look. Come vi dicevo, è sicuramente uno dei miei preferiti della Fashion Week di quest'anno. Voglio sapere poi nei commenti se voi avete visto qualcosa di più bello, qualcosa che vi è piaciuto. Io sono amante della precisione estrema, quindi non potevo non ricreare questo look appena l'ho visto. Spero vi possa piacere. In realtà è molto più facile di quello che si può pensare, quindi provateci anche a casa. Ripeto, tutta la lista prodotti la trovate qua sotto. Io vi mando un bacione immenso e ci vediamo presto.